Buongiorno a tutti e benvenuti a questa lezione introduttiva del corso Bitcoin and Blockchain Technology dell'Università Bicocca di Milano. È un piacere avervi in aula così numerosi per un corso che è sicuramente particolarmente interessante, sofisticato, innovativo. Beh, teniamo conto che al mondo di corsi di questo tipo ce ne sono all'MIT, a Stanford, a Princeton e probabilmente a Milano in Bicocca e al Politecnico. Quindi sicuramente è un argomento particolarmente innovativo e penso anche abbastanza affascinante, per cui suggerisco a tutti di allacciare le cinture di sicurezza perché sarà una cavalcata piuttosto divertente e anche un po' rocambolesca a tratti per i suoi contenuti. Allora, partiamo da un'osservazione, che oggi su questi argomenti la comprensione è estremamente limitata. Avrete forse sentito parlare soprattutto della blockchain, no? Speriamo, forse un po' di più di Bitcoin, ma soprattutto della blockchain, di questa tecnologia, dicono che prometta grandissimi cambiamenti per il mercato dei capitali e in generale dei servizi finanziari, sebbene pochi sappiano dire esattamente perché o come. Beh, lo sanno dire in pochi, perché in realtà queste cose le hanno capite molto in pochi. Le hanno capite in pochi perché hanno una difficoltà intrinseca nella loro comprensione. La difficoltà intrinseca consiste nel fatto che Bitcoin e blockchain si collocano sostanzialmente all'incrocio di diverse aree: teoria dei giochi, crittografia, computer networking and data transmission e teoria monetaria ed economica. Ora, queste quattro aree, come ben sapete, non sono aree che dal punto di vista accademico o scientifico di solito vengono affrontate in maniera contestuale e o sinergica. Anzi, se voi doveste chiedere a me quante persone conosco al mondo competenti su queste quattro aree, la risposta più onesta sarebbe probabilmente nessuna. Competenti su tre di queste quattro aree, direi un paio di dozzine di persone al mondo, competente su due di queste aree, qualche centinaio, 200-300 persone al mondo, tra cui spero il sottoscritto, su una di queste aree le migliaia di persone che parlano di questi argomenti, tipicamente avendone capito una fettina molto molto sottile e pontificando in maniera piuttosto impropria su tutto il resto. Ma vi garantisco che la sfida è veramente interessante. Nel senso che al passare del tempo, anche io stesso, che diciamo da metà del 2014 a oggi ho dedicato energie piuttosto significative a livello personale, professionale e intellettuale a questo argomento, scopro continuamente di comprendere meglio oggi cose che in passato avevo capito male o avevo totalmente in realtà frainteso. Il primo grande fraintendimento è che qui non parliamo di tecnologia. Lo so, il corso si chiama Bitcoin and Blockchain Technology, qualche concessione e compromessi bisogna pur farla, e posto che tutti volevano un corso di tecnologia blockchain, e io anzi perlomeno ho insistito che bisognasse parlare di Bitcoin, e penso che nel corso di questa prima lezione già sarà chiaro perché, insomma, un qualche compromesso bisogna farlo. Ma non si tratta realmente di una tecnologia. Non si tratta cioè di qualcosa che possiamo prendere off the shelf e integrare nei nostri sistemi, perché si tratta in realtà di un cambiamento di paradigma culturale, il passaggio dalla centralizzazione a un paradigma di decentralizzazione. E i cambi di paradigma, specialmente quando riguardano schemi culturali consolidati da decenni o in alcuni casi quando si tratta di moneta da secoli, se non addirittura millenni, sono molto difficili da cambiare. Allora, di Bitcoin, magari almeno a livello di gossip o di notizie così un po' approssimative sulla stampa, ne avete sentite e forse avete l'idea che si tratta di una currency digitale decentralizzata, dove la vera notizia non è che sia digitale, perché voi sapete benissimo che i nostri euro o i dollari o le sterline o i franchi svizzeri sono fondamentalmente oggi digitali. Le banconote, le monetine che ci portiamo in tasca sono una frazione trascurabile per certi aspetti della massa monetaria esistente. Di conseguenza la novità non è avere una valuta digitale, ma è avere una valuta decentralizzata. Questo è particolarmente interessante. Perché è particolarmente interessante? Perché non ha, prima di Bitcoin, altri corrispettivi.
Nel senso che questa volta si tratta di una moneta che non è sponsorizzata, non è sostenuta da alcun governo e da alcuna organizzazione. Da questo punto di vista però è una moneta che, nonostante la mancanza di organizzazione centrale che la presiedono, è in grado di consentire transazioni istantanee peer-to-peer, che non ha bisogno di una terza parte fiduciaria per funzionare, che basa la sua sicurezza su protocolli crittografici e che quindi rappresenta potenzialmente low cost banking per tutti, ovunque. E allora capite che da questo punto di vista qualcuno ha già iniziato a spaventarsi. Ha iniziato a spaventarsi perché c'è un pattern che vediamo realizzarsi. Se la posta è diventata elettronica, se l'enciclopedia Treccani o la Britannica sono diventati Wikipedia, se la nostra musica e i nostri film sono diventati liquidi, Spotify, Netflix, ecco che a torto o a ragione c'è un'aspettativa fondata che un intero sistema bancario e finanziario entri nei nostri smartphone, e la blockchain, ed in particolare la blockchain di Bitcoin, è assolutamente in pole position per rispondere a questa esigenza. E sì, perché se noi ci pensiamo, nel momento in cui ci scambiamo un'email o un numero di telefono, diventa impossibile per tutti noi trasferirci reciprocamente una quantità di dati sostanzialmente quasi illimitata, con costo marginale nullo. Nulla impedisce a me di trasferire a voi una copia del filmino di compleanno di mia figlia, diversi megabyte, se non diversi gigabyte, ripeto, a costo marginale nullo per me. Eppure, se io volessi trasferire i pochi byte che rappresentano la mia ricchezza, innanzitutto il vostro identificativo telefonico o email non mi è sufficiente, devo trovarne un altro un po' più convoluto. Inoltre posso farlo soltanto dalle 9 alle 5, dal lunedì al venerdì, e magari pagando addirittura una commissione, ripeto, per trasferire i pochi byte che rappresentano la mia ricchezza. Beh, insomma, è evidente che tra una decina d'anni guarderemo indietro, forse anche meno, e troveremo assolutamente implausibile, quasi ai limiti del ridicolo, che nel 2017 gli esseri umani, per trasferire valore, dovessero sottostare a condizioni così arbitrarie e così unfair rispetto a qualunque altro bene digitale o asset digitale o contenuto digitale che sono capaci di trasferire senza alcuna significativa limitazione o censura. Allora la domanda non è se, ma solo chi e quando regalerà all'umanità un network di pagamenti peer-to-peer gratuito e istantaneo. E ripeto, Bitcoin e blockchain sono in pole position. Bitcoin perché rappresenta la moneta dell'economia dell'informazione. Perché dico che è in pole position? Perché è decentralizzato, perché è permissionless, perché è resistente alla censura, perché è ad accesso aperto, è gratuito, sostanzialmente gratuito, non conosce confini, è transnazionale, è sicuro ed è estremamente resiliente. Ecco che quindi Bitcoin si presenta con delle credenziali particolarmente impressionanti. Tant'è, e questo è un grafico che riguarda il 2015, tutte le principali istituzioni finanziarie nel 2015 hanno investito seriamente in Bitcoin e in blockchain in questa tecnologia, nessuno escluso. Per degli investimenti che alla fine del 2015 erano arrivati a $1 miliardo e che hanno continuato nel 2016 e stanno continuando nel 2017 la loro crescita. Ma che si tratti di una cosa seria e non di un giocattolo, lo possiamo verificare ad esempio controllando sulla blockchain di Bitcoin. Eh sì, perché la blockchain di Bitcoin, lo vedremo a brevissimo, ma è qualcosa di trasparente che tutti possono controllare e verificare. Cliccando su questo link arrivate sostanzialmente alla descrizione di una transazione finanziaria che si è svolta da una serie di indirizzi Bitcoin a un indirizzo Bitcoin di destinazione nel dicembre 2014 per 217.000 rotti Bitcoin, che all'epoca rappresentavano $83 milioni. Tra parentesi, oggi rappresentano $217 milioni, ma questo è una notizia quasi gossipara. Ripeto, una transazione da $83 milioni avvenuta con solo 4 centesimi di commissione.
istantaneamente da qualunque punto del globo a qualunque altro punto del globo è abbastanza significativo. Vi assicuro che come sicurezza e come economicità della transazione, queste sono cose che lasciano di stucco e impressionati. Anche oggi, quando le commissioni sono salite, ma insomma sono sempre intorno, diciamo così, indicativamente, a un livello di 50 centesimi a transazione. Ma il motivo per cui tutti noi siamo qui, è inutile negarlo, è questo grafico del prezzo di Bitcoin. Sì, questa specie di montagne russe di qualcosa che nell'aprile 2011 valeva un dollaro, che prima dell'aprile 2011 veniva sostanzialmente regalato gratuitamente e che è arrivato a valere poche settimane fa 1300 dollari. Come vedete è una montagna russa ed è per questo che vi ho consigliato di allacciare le cinture di sicurezza, perché questi crolli fanno abbastanza male al cuore ed anche al portafoglio, o forse al portafoglio e per questo anche al cuore. Cos'è successo nel 2014 per cui Bitcoin raggiunge il suo picco di quasi 1200 dollari per poi crollare bruscamente? Beh, è successo che sostanzialmente People Bank of China, la banca popolare cinese, la banca centrale cinese, scusate, emette un warning verso le istituzioni finanziarie in cui suggerisce alle istituzioni finanziarie di non giocare con Bitcoin, cioè di non detenere, comprare o vendere Bitcoin. Tenete conto che in quel momento la Cina vedeva l'80% delle transazioni in Bitcoin. Non solo, ma la moral suasion di una banca centrale, che vi garantisco è sempre fortissima, ma è particolarmente intensa in un regime dittatoriale, perché non dimentichiamoci che la Cina è una dittatura, suggerisce ad Alibaba, che allora conoscevamo in pochi, ma che abbiamo imparato essere sostanzialmente l'Amazon di 1,5 miliardi di cinesi, ripeto, suggerisce ad Alibaba di cancellare i prezzi in Bitcoin. Eh sì, perché Alibaba aveva in Cina già i prezzi in Bitcoin. Allora, Bitcoin si può permettere di perdere il suo mercato principale, che rappresenta l'80% dei traffici e ovviamente delle transazioni, e ovviamente ecco che crolla il prezzo di Bitcoin da 1.200 a circa 600-700 dollari. Non fa in tempo il prezzo a riprendersi, vedete questa risalita, che altro scandalo drammatico, MTGOX, il principale exchange dollaro Bitcoin, quindi se vogliamo in qualche modo la principale istituzione finanziaria di Bitcoin all'epoca, fallisce. E fallisce portandosi a picco tutti i Bitcoin e i dollari che deteneva per conto dei suoi clienti. Cosa sia successo non è ancora stato chiarito. Sicuramente c'è stata una frode. Se sia stata una frode interna o se è stato un hacker esterno a bucare MTGOX non lo sappiamo, ma di fatto Bitcoin vede il crollo, la perdita della sua principale istituzione finanziaria. A tutto questo dobbiamo aggiungere che nell'ottobre 2013 era stato arrestato Ross Ulbricht, l'inventore di Silk Road, l'amministratore di Silk Road. Cos'era Silk Road? Silk Road era un mercato del deep web, del web nascosto, del web non indicizzato, del dark web. Nel dark web ovviamente si muovono coloro che certe cose non vogliono, non possono farle sul web aperto. Quindi tipicamente Silk Road era diventato un mercato online della droga e delle armi. Ecco che il suo creatore, il suo inventore, viene arrestato in ottobre 2013, tra parentesi gli ha dato 2 o 3 ergastoli, qualcosa del genere, tanto per passare con chiarezza il messaggio che con queste cose non bisogna scherzare. Ma di fatto Silk Road perché è rilevante per la storia di Bitcoin? Perché la moneta di elezione di questo mercato e dei mercati che sono seguiti a Silk Road, perché ovviamente spento Silk Road sono nate dozzine di emuli e di successori, nel mercato del deep web, del dark web, della droga, Bitcoin è la moneta di elezione per comprare e vendere. E allora capite che Bitcoin è strano, ma sicuramente Bitcoin è resiliente, perché non esiste null'altro nel mondo finanziario che in soli 8 anni, senza appoggio di governi e corporation,
possa permettersi di perdere il suo mercato principale, l'80% delle transazioni in Cina, possa permettersi di vedere il fallimento della sua istituzione finanziaria di riferimento finora, possa avere la cattiva reputazione di essere momento della droga ed essere ancora vivo e vegeto a dei livelli, fra l'altro, di prezzo che sono intorno ai massimi assoluti di sempre, in questo momento intorno ai $1,000. Ma vi diranno: Bitcoin è pericoloso perché è usato dai terroristi. Non è vero, non è vero, e basta guardare un report dell'Europol, di cui qui mando il link, in cui l'Europol dice chiaramente che non c'è evidenza del fatto che i terroristi stiano utilizzando Bitcoin. Oppure vi diranno che Bitcoin è pericolosissimo per il riciclaggio di denaro sporco. Questo è un report del Tesoro inglese che, elencando i principali rischi di money laundering per il riciclaggio, mette al primo posto le banche, al secondo posto gli accountancy service, al terzo posto i legal services e solo all'ultimo posto le digital currency. Allora è evidente che in questo momento la moneta di elezione per terroristi e per il cartello colombiano della droga resta il buon vecchio beniamato dollaro statunitense, con il dollaro secondo runner up, scusate, con l'euro secondo runner up. Ora è evidente che andando avanti nel tempo maggiore sarà la diffusione di Bitcoin, maggiore sarà la sua accettazione, più facile sarà che Bitcoin verrà usato realmente anche per usi patologici. Ma gli usi patologici non devono offuscare la percezione dell'utilità di qualcosa e dei suoi usi fisiologici. Non ci verrebbe mai in mente di dichiarare illegale il dollaro statunitense, piuttosto che internet, piuttosto che la telefonia cellulare, piuttosto che l'aviazione, soltanto perché queste sono cose che vengono utilizzate da terroristi e da criminali. Un esempio invece piuttosto sfortunato, molto triste, di utilizzo di Bitcoin per usi criminosi è quello dei CryptoLocker. Qualcuno di voi potrebbe esserne venuto a conoscenza. Sono dei virus particolari che sostanzialmente, quando infettano una workstation o una rete, criptano l'hard disk, rendendo i dati inaccessibili al proprietario di quei dati. E i dati vengono decriptati solo dietro pagamento di un riscatto. CryptoLocker esistono probabilmente da una dozzina d'anni, forse di più, ma una volta raccoglievano il riscatto in dollari, oggi ovviamente preferiscono il riscatto in Bitcoin per la natura di Bitcoin, che consente transazioni facili, veloci, non censurabili, parzialmente offuscate, vedremo fin quando, fino a che punto, e quindi chiaramente si prestano meglio, per la loro superiorità tecnica e maggiore efficienza, anche a questi usi, ripeto, patologici. Ma Bitcoin si inserisce nella storia delle monete private. Le monete private sono monete, appunto, non sponsorizzate da governi, che quindi non hanno corso legale. Immagino che tra di voi sappiate cosa vuol dire corso legale. Corso legale vuol dire che se io ho un debito con una controparte e voglio pagarlo in diamanti, o voglio pagarlo in oro, o voglio pagarlo, essendo cittadino italiano, in sterline, la mia controparte può rifiutarsi. Ma se io voglio pagare in euro, la mia controparte non può rifiutare il saldo di un debito in euro. Questo vuol dire aver corso legale. Bene, le monete come Bitcoin, o in generale le monete private nel cui solco Bitcoin si inserisce, non hanno questa caratteristica. Quindi per essere accettate devono essere semplicemente riconosciute come utili e come accettabili da entrambe le controparti. Non hanno corso legale. E abbiamo un paio di episodi di monete private negli ultimi anni. Liberty Dollar e e-gold sono particolarmente interessanti, soprattutto per il fatto che, non appena hanno avuto un certo successo, i loro fondatori sono stati arrestati. E in almeno uno dei due casi, e devo confessarvi delle forti perplessità sul fatto che la persecuzione giudiziaria a cui sono sottoposti abbia dei margini di validità. Ma di nuovo è molto chiaro che messaggio il sistema passa a chi gioca con la moneta privata. Non provateci, giocate a Monopoli con i soldi del Monopoli, ma non pensate mai
di poter veramente giocare con la moneta. La moneta appartiene a Cesare, appartiene al governo, appartiene all'imperatore, e solo lui ha il diritto di batterla e solo lui ha il diritto di governarla in modalità sostanzialmente monopolistica. Ecco che invece arriva Bitcoin sul solco, ripeto, di queste monete private in particolare, e permette il trasferimento digitale di valore. Ma di nuovo, non è il trasferimento digitale di valore ad essere cruciale, perché siamo tutti familiari col fatto che un bonifico non è altro che un trasferimento digitale di valore. Ma in questo caso si tratta di un trasferimento digitale di valore possibile in assenza di un intermediario, in assenza di una controparte centrale. E questo è straordinariamente interessante, soprattutto se lo si riesce a ingegnerizzare, come nel caso di Bitcoin, come resistente a qualunque tipo di attacco malizioso, di agente malizioso. Allora, Bitcoin ha una serie di precursori più o meno straordinari, David Chung con iCash, Adam Beck con Hashcash, Wei Dao, Nick Szabo con Bitgold, Al Finney con la sua reusable proof of work, ma insomma, per arrivare all'attualità o comunque al contenuto del nostro corso, ottobre 2008, uno sconosciuto, Satoshi Nakamoto, scrive un'email a una mailing list di crittografia annunciando di aver lavorato alla creazione di un new electronic cash system that's fully peer-to-peer, with no trusted third party, cioè di avere un cash digitale che non richiede terza parte fiduciaria. Soprattutto sostiene di aver risolto il problema del double spending, ovvero della doppia spesa. Questo è un risultato straordinario, perché la comunità cyberpunk sognava una moneta digitale indipendente da decenni. Il problema del double spending era un problema reputato sostanzialmente irrisolvibile, non un problema che si potesse tentare di risolvere, ma irrisolvibile. È chiaro che questo paper, che questo annuncio viene accolto con un certo scetticismo, tanto più in quanto viene presentato da un perfetto sconosciuto che si presenta sotto il nome di Satoshi Nakamoto. Non si sa a tutt'oggi se Satoshi Nakamoto sia un lui, una lei o un gruppo, perché si è sempre celato dietro quello pseudonimo. Newsweek ha pensato di rintracciarlo, ci sono dei ciarlatani come Craig Wright che hanno detto io sono Satoshi, ma ovviamente non hanno dato alcuna prova affidabile di esserlo. Ma insomma, Mr. Nakamoto sicuramente ha lavorato su Bitcoin almeno dal 2007, pubblica il paper appunto nell'ottobre 2008, quando gli dicono i primi che leggono il paper e che più lo prendono in considerazione, dice, no, interessante, sarebbe utile avere però un white paper che documenti lei, signor Nakamoto, come ha intenzione di implementare realmente nel codice questa idea. Nakamoto risponde, no, non ho il tempo di scrivere un white paper, anche perché a brevissimo rilascio il codice. Ed effettivamente nel gennaio 2009 rilascia il codice sorgente, e quindi Bitcoin nasce il 3 gennaio 2009. Ora, la cosa interessante di questo Nakamoto è che è sostanzialmente scomparso dalla metà del 2010. Sì, è scomparso, non si è fatto più sentire, in nessun modo si è più coinvolto con lo sviluppo del progetto, e vi dico fra l'altro che questa cosa non è capitata all'improvviso, che uno può immaginare, poveretto, avrà preso un ictus, un infarto ed è scomparso. No, Satoshi Nakamoto passa la gestione del progetto a Gavin Andresen, e progressivamente dirada i suoi interventi, fino al punto in cui risponde soltanto alle email di Gavin. Quando Gavin però nel maggio 2010 gli scrive CIA, la CIA, mi ha contattato per un'intervista, da quel giorno in avanti Satoshi Nakamoto non risponde più neanche a Gavin e scompare completamente. Fra l'altro, il fatto interessante è che possiede circa 1 milione di bitcoin, quindi $1 miliardo, e non ne ha mai speso nemmeno uno. Quindi sicuramente un personaggio strano, controverso, peculiare. C'è di che farci un film, se qualcuno ha delle inclinazioni su sceneggiature di tipo non saprei come definire, comunque cyberpunk, ecco. Nakamoto aveva certamente delle motivazioni politiche, ma non le rende mai preponderanti nella sua attività.
Lui parla chiaramente di una battaglia in cui possiamo guadagnare nuovi territori di libertà per molti anni e riconosce immediatamente che il Bitcoin è molto attraente dal punto di vista libertario se viene spiegato in maniera appropriata. Ma conclude: io sono più bravo col codice che non con le parole. In realtà anche il codice sorgente di Bitcoin non è particolarmente, almeno quello originariamente presentato da Satoshi Nakamoto, particolarmente straordinario o elegante. Qualcuno l'ha definita una matassa intricatissima, molto difficile da sciogliere. Ma è indubbio che Satoshi Nakamoto rappresenta un genio assoluto e più volte durante il nostro corso avremo modo di apprezzarne i molteplici colpi di genio. Quando lancio il codice sorgente il 3 gennaio 2009, sostanzialmente nel Genesis Block, quindi nel primo blocco di quella catena di blocchi, blockchain, che sarà sottostante il protocollo Bitcoin, mette un commento che è il titolo del Times del 3 gennaio: il cancelliere dello scacchiere sta per salvare una seconda banca. Quindi lui è perfettamente consapevole della crisi finanziaria che nel 2008-2009 era rampantissima, al suo esordio assolutamente preoccupante e spaventoso, e chiaramente collega Bitcoin come una possibile risposta a questo tipo di crisi finanziaria. Rilascia il codice di Bitcoin con una licenza che è open source e free software. Adesso vuol dire sostanzialmente che il codice sorgente di Bitcoin può essere utilizzato, copiato, modificato e ridistribuito. Spero che voi apprezziate la differenza tra le licenze free software open source e le licenze del software commerciale che di solito usate. Io spero vi sia chiaro che il software che voi acquistate non è vostro, non è una vostra proprietà. Voi ne acquistate una licenza d'uso, quindi potete usarlo solo voi, non potete regalarlo, non potete ridistribuirlo. E soprattutto, anche se avete acquistato una licenza d'uso per voi stessi, se quel software funziona male o non vi piace come funziona, non potete modificarlo. Quindi, nell'ambito del software, spero che alle nuove generazioni i problemi di che cosa sia il copyright, il diritto d'autore e anche i brevetti non sfuggano nella loro straordinaria delicatezza. Invece il codice sorgente del Bitcoin se ne può fare quello che si vuole. È stato usato quindi fondamentalmente per Bitcoin all'inizio, poi per altri alternative coin di cui parleremo, ma sostanzialmente viene usato però da 8 anni interrottamente per Bitcoin. Ma per Bitcoin si intende a questo punto due cose e vale la pena indicarle con chiarezza. Abbiamo Bitcoin la currency e Bitcoin il protocollo. Bitcoin con la B maiuscola si intende appunto il protocollo, il software, il codice sorgente e in generale la comunità. Anche se ultimamente è sempre di più invalsa la pratica, soprattutto nelle audience meno tecniche, di definire la tecnologia o il protocollo sottostante Bitcoin come blockchain. Comunque, insomma, blockchain o Bitcoin con la B maiuscola contrapposti o comunque differenziati da Bitcoin con la B minuscola, perché Bitcoin con la B minuscola sono invece le unità di currency. Noi possiamo dire che il Bitcoin con la B minuscola, il Bitcoin moneta, sono trasferiti, sono spesi usando Bitcoin con la B maiuscola, cioè il protocollo Bitcoin. Quindi la moneta Bitcoin non è altro che come se fosse il primo straordinario esperimento di una proprietà, di una property, di un asset digitale creato all'interno del protocollo Bitcoin medesimo. Ora, il protocollo in che cosa consiste? Il punto principale, o perlomeno il punto più evidente del protocollo Bitcoin, è l'esistenza di un registro pubblico di transazioni, quello che in inglese viene chiamato ledger, e che in italiano si dovrebbe tradurre come libro mastro, cioè un libro contabile. La cosa interessante di nuovo di questo registro pubblico è che è distribuito, nel senso che è condiviso con tecnologia peer-to-peer. Ora, magari siete familiari con BitTorrent,
cioè la tecnologia peer-to-peer che è venuta dopo Napster, Nutella e i Mule. Le prime modalità di file sharing prevedevano sempre un server centrale che metteva in comunicazione i diversi peer del network. Ovviamente la presenza di un server centrale ha consentito alle autorità di spegnere il server centrale o di arrestare l'amministratore di quel server e quindi sostanzialmente di spegnere i network di file sharing. È stato per superare questo che l'inventore di BitTorrent, Brian Cohen, ha inventato un protocollo in cui non c'era più un server centrale, ma sostanzialmente i nodi della rete avevano tutti una copia del file che volevano condividere ed erano assolutamente equivalenti fra di loro, in maniera tale che per spegnere un tale network bisognasse spegnere di fatto tutti i nodi della rete, rendendo sostanzialmente questa operazione impossibile. Ecco che Satoshi Nakamoto prende ispirazione esattamente dal protocollo BitTorrent per condividere un file peculiare, un file particolare, un unico file che è il registro pubblico delle transazioni. Quindi Bitcoin prende ispirazione in parte da BitTorrent e lo tradisce forse un po' anche nel nome. Questo registro pubblico delle transazioni è sostanzialmente il registro che permette il trasferimento di un gettone digitale univoco. Questo gettone può essere scambiato ma non duplicato, e questo, ragazzi, è una feature straordinaria, perché se voi pensate in ambito digitale, qualsiasi cosa voi conoscete in ambito digitale può essere trasferita ma duplicandola, può essere clonata. Bitcoin è la prima volta che in ambito digitale qualcosa può essere trasferito, scambiato, ma non duplicato. Ora, questo registro pubblico tiene quindi traccia di tutte le transazioni dall'inizio dei tempi, o perlomeno dall'inizio dei tempi Bitcoin, e tiene conto di tutte le transazioni sostanzialmente per sempre. Rappresenta quindi potenzialmente un protocollo che è capace di rimpiazzare qualunque central authority, qualunque authority centrale, il cui ruolo sia quello di manutenzione di un registro centrale. Pensate al catasto, pensate al pubblico registro automobilistico, potete pensare a quante authority gestiscono, non fanno altro che gestire un unico registro centrale. Ovviamente, se scopriamo che col protocollo Bitcoin possiamo rimpiazzare un'authority particolarmente cruciale, critica, come una banca centrale, ecco che allora il protocollo Bitcoin promette di poter sostituire qualunque authority centrale col suo equivalente decentralizzato peer-to-peer crittograficamente sicuro. Che poi è un po' il motivo per cui tanti si sono entusiasmati per questa tecnologia e dicono: lasciamo perdere la moneta, lasciamo perdere le banche centrali, che è meglio non stuzzicarle su questi argomenti. Non possiamo usare la tecnologia semplicemente senza usare la moneta? E la risposta di questo corso è sostanzialmente no. La moneta Bitcoin non si trova da nessuna parte in una forma fisica, evidentemente. Esiste soltanto quindi come transazione documentata e registrata su questo registro pubblico. Per esempio, questa sequenza alfanumerica è uno dei miei wallet Bitcoin, è uno dei miei indirizzi pubblici Bitcoin, che vedete sotto anche la forma di QR code. Questo registro pubblico distribuito, che abbiamo già anticipato, si chiama blockchain, ma adesso vediamo perché, certifica per chiunque, quindi anche per voi, quanti Bitcoin ci sono associati a questo indirizzo. Se cliccate su questo link potete vedere tutta la storia transazionale associata a questo indirizzo. E anzi, spero che grati dell'introduzione al Bitcoin e alla blockchain di questo corso, vorrete magari più avanti, quando acquisterete i vostri primi Bitcoin, mandare una piccola offerta a questo indirizzo. Guardate che non misuro l'importo monetario, misuro soltanto il numero di transazioni, quindi va benissimo anche pochi centesimi di euro, è una specie di token di apprezzamento. Ovviamente, per chi intendesse sostenere l'esame, non fatelo prima dell'esame, perché si presterebbe a accuse di corruzione, e vi garantisco che non sarebbe piacevole né per me, ma tantomeno per voi.
Bitcoin è fondamentalmente quindi un asset scritturale, esiste soltanto come transazione validata su questo registro pubblico. E qui è un altro punto che nel corso apprezzeremo sempre meglio, ma che è di totale rilevanza oggi. Bitcoin non è una liability, non è la promessa di qualcuno, non è un impegno di pagamento, non è, come si dice in inglese, un IOU, una cambiale, ok? È uno strumento al portatore, è un asset al portatore. Guardate che questo è straordinariamente importante, perché possiamo avere opinioni diverse su quanto sia giusto che valga un Bitcoin, e per fortuna non dobbiamo discuterne a livello dialettico, ma il mercato, tramite la legge della domanda e dell'offerta, decide quanto vale un Bitcoin. Però è importante apprezzare che un Bitcoin intrinsecamente non ha rischi di controparte, non può defaultare, non è l'impegno di qualcuno. E guardate che costruire un'economia su un pilastro di questo tipo è qualcosa di particolarmente significativo e di resiliente. Ma ci torneremo quando, nell'ambito del corso, affronteremo di nuovo gli aspetti monetari di questa, chiamiamola così, tecnologia. La parte tecnologica più cruciale sottostante Bitcoin è fondamentalmente la crittografia, in particolare quell'area della crittografia nota come crittografia simmetrica, cioè come coppia public-private key, come una coppia di chiavi pubbliche e private. Allora, le chiavi pubbliche e private sono una coppia legata matematicamente, e le due chiavi servono a scopi opposti nell'ambito di un paradigma di firma digitale. Sì, proprio la firma digitale di cui magari avete sentito parlare, la firma digitale che per esempio l'amministrazione pubblica accetta come PEC, no? Allora, come si usano una chiave pubblica e una chiave privata? La chiave privata, che io marco in rosso perché è la chiave segreta, è la chiave che non deve essere condivisa con nessuno, e anzi deve essere la cui deve essere preservata con straordinaria attenzione, è la chiave che io posso usare per apporre una firma. La chiave pubblica, che invece è appunto distribuita a tutti, evidente a tutti, è pubblica, può essere usata da chiunque per verificare l'originalità della firma apposta dalla chiave privata collegata. Un wallet Bitcoin è sostanzialmente una chiave pubblica, o meglio, attenzione, è derivato da una chiave pubblica, ma nel resto del corso potrebbe capitarmi spesso, per brevità, di dire che un indirizzo Bitcoin è una chiave pubblica. Ovviamente voi imparerete che non è una chiave pubblica, ma è qualcosa di derivato facilmente, univocamente, da una chiave pubblica. La chiave privata, invece, permette di spendere dal wallet. La cosa che possiamo fare di interessante è cliccare per esempio su questo indirizzo bitaddress.org e, dopo aver inizializzato il sistema con una buona dose di casualità o di entropia, vediamo che questo sistema, che è il codice sorgente di quella pagina web, è in grado di generarmi un numero sostanzialmente, dal mio punto di vista, illimitato di indirizzi Bitcoin o di coppie chiave pubblica chiave privata. Ok? E quindi vi incoraggio a farlo e a prendere confidenza con questo tipo di indirizzi alfanumerici che rappresentano una chiave pubblica e di questi indirizzi alfanumerici che rappresentano una chiave privata e che possono essere codificati anche sotto forma di QR code. Cos'è una transazione Bitcoin? Una transazione Bitcoin è sostanzialmente un pagamento da un indirizzo Bitcoin a un altro indirizzo Bitcoin, cioè un trasferimento da una chiave pubblica a un'altra chiave pubblica. Immaginiamo che io voglia spedire un Bitcoin a Chiara. Evidentemente chiederò a Chiara di darmi la sua chiave pubblica, o meglio, il suo indirizzo Bitcoin, e firmerò un messaggio, ma sì, un messaggio di testo, un messaggio magari digitale, binario, ma comunque un messaggio vero e proprio in cui dico: voglio spedire un Bitcoin alla chiave pubblica di Chiara. Quindi non avrò evidentemente un'identificazione personale, ma dirò qual è l'amount che voglio trasferire e qual è la chiave pubblica a cui voglio trasferirlo. Firmerò questo messaggio con la mia chiave privata.
Ora, quando poi distribuisco questo messaggio nel network, quello che succede è che utilizzando la mia chiave pubblica, badate, non la chiave pubblica del ricevente, ma la chiave pubblica del mittente, usando la chiave pubblica del mittente, chiunque può verificare cosa? Fondamentalmente che il messaggio è stato firmato dalla chiave privata corrispondente e che non è stato successivamente alterato. Se quel messaggio fosse stato alterato, la firma non risulterebbe più valida. Ma soprattutto, altra cosa estremamente interessante, è il fatto che l'amount, la quantità di Bitcoin che io voglio trasferire, è veramente a mia disposizione. Perché siccome tutti conoscono la chiave pubblica del mittente, la usano non solo per verificare che il messaggio non è stato alterato ed è stato veramente firmato dal detentore della chiave privata, ma usando quella chiave pubblica, siccome la chiave pubblica è il wallet Bitcoin, è l'indirizzo Bitcoin a cui è associato in qualche modo il saldo dei Bitcoin, è immediatamente verificabile che la chiave pubblica del mittente abbia a sua disposizione quella quantità di Bitcoin che vuole trasferire. Allora, a questo punto, immaginando che voi siate i nodi del network, ognuno di voi può indipendentemente, avendo accesso soltanto alla mia chiave pubblica, verificare che la transazione che io ho disposto è legittima, nel senso che io posseggo questi Bitcoin che voglio trasferire e che la disposizione di trasferimento veramente è stata iniziata, originata da me. Allora, a questo punto, uno qualsiasi dei nodi della rete può registrare questa transazione in coda al registro pubblico e a quel punto tutti i nodi della rete sono avvertiti del fatto che la transazione è stata finalizzata e che il Bitcoin originariamente associato alla mia chiave pubblica adesso è effettivamente passato nel controllo della chiave pubblica di Chiara. Capite che la sicurezza di Bitcoin è fondamentalmente la sicurezza con cui conserviamo le chiavi private che ci permettono di trasferire Bitcoin. L'accesso alla chiave privata è sostanzialmente la ownership, la titolarità efficace di Bitcoin. Bitcoin, ripeto, è uno strumento al portatore, non è uno strumento registrato. Chiunque entri in possesso della chiave privata può disporre dei Bitcoin associati in maniera irrevocabile e incensurabile. Di conseguenza, attenzione a dove tenete o a come conservate le vostre chiavi private. C'è software per PC a disposizione, c'è software per client mobile, per cellulari, oppure ci sono anche delle pratiche, delle practice che vengono chiamate cold storage, no? Conservazione a freddo. Se voi nel segreto della vostra stanzetta generate una chiave pubblica, una coppia chiave pubblica chiave privata, e vi garantisco, generare la chiave privata è abbastanza semplice, o perché potete usare il codice sorgente di bitaddress.org dopo aver verificato che non è codice sorgente che è stato bucato da qualcuno, e magari lo fate, generate la vostra coppia chiave pubblica chiave privata nel segreto della vostra stanzetta su un PC che non è collegato a internet, insomma, oppure tirate un dado, una moneta, testo croce, 256 volte di seguito, registrando 10101001. Bene, quel numero lì è la vostra chiave privata. Imparate in questo corso come generare la chiave pubblica, come generare un indirizzo Bitcoin. Morale: se conservate in cassaforte, in un luogo che non ha mai visto internet e mai vedrà internet, la vostra chiave privata, siete sicuri che nessuno potrà mai rubarvi quei Bitcoin. La corrispondente chiave pubblica invece potete portarla in giro e usarla per ricevere Bitcoin da controparti o per depositare su quella chiave pubblica i Bitcoin che eventualmente vorrete comprare su un exchange. Abbiamo visto questi indirizzi alfanumerici e abbiamo parlato del fatto che Chiara mi dà il suo indirizzo, vi ho fatto vedere uno dei miei indirizzi, ma spero vi sia evidente che l'indirizzo in sé non comunica nulla, non dice nulla del suo titolare, anche perché in realtà
titolare di quell'indirizzo è chiunque abbia accesso alla chiave privata. Quindi magari c'è un titolare tra virgolette legittimo, ma ci potrebbero essere titolari tra virgolette eticamente illegittimi, che sono qualcuno che ha copiato o sniffato la chiave privata. Quindi sostanzialmente è come se fossero dei codici IBAN, la chiave pubblica, che però non hanno l'identificazione del suo titolare. Ecco che allora Bitcoin viene detto, Bitcoin è anonimo, ma in realtà Bitcoin non è anonimo, perché il registro pubblico delle transazioni tiene traccia di tutte le transazioni da ora e per sempre, le transazioni sono visibili a tutti, quindi non è proprio una gran forma di anonimato. È più corretto probabilmente definirla pseudonimato, perché la chiave pubblica non dà informazione diretta del possessore della chiave privata, ma c'è comunque trasparenza totale delle transazioni. Quindi Bitcoin, attenzione, è un animale strano che per molti aspetti in realtà dà troppa poca privacy, e vedremo come questo sia un problema, non una feature, e per quale motivo la comunità che sviluppa Bitcoin sta cercando di fissarlo. Ma questo registro pubblico, che abbiamo anticipato essere un architrave abbastanza evidente e rilevante di questo protocollo, e che abbiamo già anticipato essere chiamato blockchain. Fatemi notare che nel paper di Satoshi Nakamoto blockchain erano due parole, catena di blocchi. Ormai il termine è talmente diventato consueto che viene scritto come parola unica per indicare proprio la catena di blocchi di Bitcoin o della tecnologia sottostante Bitcoin. Ora, questo registro pubblico, su questo registro pubblico non vengono in realtà segnate le transazioni una alla volta. Le transazioni non vengono aggiornate singolarmente, ma vengono accorpate in blocchi di transazioni. Un blocco di transazione viene sostanzialmente validato ogni circa 10 minuti e agganciato in coda alla catena di blocchi. Quindi in coda all'esistente catena di blocchi, un nuovo blocco di transazioni viene agganciato ogni circa 10 minuti. E cosa vuol dire agganciare un blocco di transazioni? Vuol dire in realtà fare del lavoro computazionale che lega due blocchi consecutivi. La quantità di lavoro computazionale necessaria a legare due blocchi renderà questo, più alta è, più rende il legame tra due blocchi impossibile da manomettere, da compromettere. Più lavoro computazionale viene speso in questa attività, più difficile è sganciare un blocco di transazioni dal blocco precedente e sostituirlo con qualcosa d'altro, con un blocco diverso. Questa potenza computazionale è misurata in hash al secondo, dove hash è la funzione di base che deve essere calcolata e che ovviamente sarà oggetto del nostro corso di studi. Ma è interessante, se andiamo a vedere qual è la potenza computazionale della rete Bitcoin da gennaio 2009 ad oggi, su questa scala, che sarebbe meglio se fosse logaritmica in qualche modo, perché la potenza computazionale, come vedete, è cresciuta in maniera esponenziale ed ha raggiunto oggi 4 exahash. Ora, exa, peta, tera, giga, mega, kilo, ok? Cioè stiamo parlando di miliardi di hash al secondo. Ora tenete conto che circa 18 mesi fa qualcuno si era preso la briga di fare un'analisi comparativa ed aveva verificato che 18 mesi fa, 18 mesi fa, quando eravamo circa probabilmente mezzo exahash, la rete computazionale Bitcoin era decine di migliaia di volte più performante dei top 500 supercomputer al mondo. Cioè se noi prendiamo i 500 top computer al mondo, i 500 computer al mondo più potenti, più performanti, sono nel fare l'operazione di hash decine di migliaia di volte meno efficaci del network Bitcoin. E questo 18 mesi fa, probabilmente oggi sono centinaia di migliaia di volte meno performanti. Ovviamente i top supercomputer al mondo sono hardware generico, capace di fare qualunque tipo di conto, multipurpose, mentre l'hardware utilizzato attualmente
nella rete Bitcoin è hardware specifico, è hardware che è capace di fare solo l'operazione di hash. Ma chi è che mette questa potenza computazionale? Abbiamo detto che un qualunque nodo può fare questa attività di validazione delle transazioni. I nodi che effettivamente fanno questa attività, che forniscono questa potenza computazionale, vengono chiamati nodi minatori, nodi di mining. Si capirà meglio perché questo nome così evocativo e suggestivo. Ma sostanzialmente i miner forniscono la potenza computazionale per processare e validare le transazioni, sostanzialmente evitando la doppia spesa, rendendo quindi sicuro il network e sincronizzando tutti i nodi. La cosa interessante è che i miner competono fra di loro, fanno a gara per essere il nodo che per primo valida un blocco di transazioni. Ma perché questa competizione? Beh, perché il vincitore della competizione, cioè colui che per primo dà la prova del lavoro, la proof of work, di aver validato un blocco, viene ricompensato con l'emissione di nuovi bitcoin. E questo è un altro straordinario colpo di genio di Satoshi Nakamoto, il quale usa le rendite di signoraggio per coprire i costi del network. Le rendite di signoraggio sono quella gigantesca quantità di ricchezza che deriva dalla possibilità di battere moneta. Voi sapete che quando la Banca Centrale Europea stampa, forse dovremmo dire stampava perché dice che non le stampa più, però non ha mandato fuori corso le banconote da 500 euro. Bene, quando la Banca Centrale Europea stampava una banconota da 500 euro, io non so esattamente quale fosse il costo di stampa, ma presumo pochi centesimi. Quindi ogni banconota che veniva stampata sono 499 euro e rotti di utile. Decisamente un bel business, che dite, no? Tant'è che questo privilegio, il privilegio di battere moneta e quindi di generare ricchezza sostanzialmente oggi dal nulla, è un privilegio che il signore, che l'imperatore, che Cesare, che il governo ha sempre voluto arrogare a sé. Ed è per questo che si parla di reddito di signoraggio. Bene, in questa rete Bitcoin, che non è altro che un gigantesco sistema di back office, i costi della rete sono coperti con le reddite di signoraggio. In qualche modo le reddite di signoraggio sono socializzate a beneficio di tutti nella rete. I minatori, i nodi minatori, i nodi di mining, devono fare questa attività, questo lavoro è computazionalmente particolarmente impegnativo, per risolvere un problema di computer science, di informatica, noto come problema dei generali bizantini. Viene di solito descritto in questo modo. Immaginate di avere dei generali. Sono bizantini perché possiamo essere certi che almeno uno di loro è un traditore e stanno assediando una città. Ora, i generali devono raggiungere il consenso su che cosa fare, sulla strategia. Cioè se attaccare la città o se invece sospendere l'assedio e ritirarsi. Ora, la cosa importante, la cosa rilevante è che facciano tutti la stessa cosa. Perché sarebbe disastroso che alcuni attaccassero mentre altri si ritirano e quindi riducendo l'efficacia della loro strategia. Bene, se questi generali non possono riunirsi in un summit, ma devono parlare fra di loro attraverso dei messaggeri, è un risultato positivo, cioè un risultato dimostrato in letteratura, che non possono raggiungere il consenso. Un network di nodi asincroni in cui qualcuno dei nodi possa essere malfunzionante o malizioso non può raggiungere il consenso su nulla. Perché chiaramente un generale onesto dirà ritiriamoci, il generale disonesto a cui arriva il messaggio ritiriamoci propagherà il messaggio attacchiamo. E quindi di conseguenza quando un messaggio raggiunge me, io non so se è un messaggio onesto o un messaggio disonesto.
Ora, questo problema, che ripeto, in computer science ci sono tantissimi risultati positivi di impossibilità, cioè dimostrato che è impossibile per un network asincrono in cui alcuni dei nodi siano maliziosi o malfunzionanti raggiungere il consenso. E ovviamente, spero vi sia chiaro, che se stiamo parlando di un network che trasferisce valore, potete prenderlo per certo il fatto che alcuni nodi non solo saranno maliziosi, ma saranno attivamente impegnati in operazioni di sabotaggio che facciano in modo di deviare a loro vantaggio parte della ricchezza che viene trasferita. Ma allora, come fanno i minatori a raggiungere il consenso? Ci arriviamo tra un secondo. Sospendiamo per un attimo questa domanda e, siccome fanno un'operazione di hash, cerchiamo di capire cos'è questa operazione di hash. Una funzione di hash è un algoritmo che sostanzialmente prende un set arbitrario di dati in input di lunghezza variabile e restituisce in output un output di lunghezza fissata. Ed è una funzione sostanzialmente non invertibile, cioè è impossibile dall'output ricavare l'input. L'hash è un po' come se fosse l'impronta digitale univoca del dataset di input. Come l'impronta digitale di un essere umano è univoca per ogni DNA che c'è in input, ma allo stesso modo da un DNA deriva un'impronta digitale, ma dall'impronta digitale è impossibile ricavare il DNA dell'essere umano, ecco, in maniera un po' equivalente, da un qualunque dataset è possibile ricavare un hash value che è univoco di quel dataset, ma dall'hash value non è possibile ricavare il dataset di input. Bitcoin usa in particolare una funzione di hash che si chiama Secure Hash Algorithm, SHA-256, perché il suo output è 256 bit, è lungo 256 bit. Allora immaginiamoci, ma non immaginiamoci perché sarà uno dei vostri, sarà il vostro primo assignment sostanzialmente del corso, di calcolare SHA-256 della stringa Hello World, come si fa tipicamente in informatica. Se calcoliamo SHA-256 di Hello World otteniamo questo risultato, che sembra alfanumerico, e lo è, ma è un numero esadecimale, cioè un numero in cui le cifre vanno da 0 a 9, dopo il 9 c'è A, B, C, D, E, F, ok? Quindi sono 16 cifre. E vedete, inizia con 3, 1, 5, F. Adesso immaginiamo che io vi dia come assignment quello di trovate qualcosa da attaccare in coda a Hello World che faccia in modo che il risultato di SHA-256 abbia 4 zeri all'inizio. Allora uno studente volenteroso inizia e dice: ma proviamo Hello World 0 e diventa 1312, proviamo Hello World 1 e 9 a F, proviamo, ve lo risparmio, questo primo esercizio ve lo risolvo io. Quando arriviamo a 4249 ancora non ci siamo, 4250, bingo! L'output di SHA-256 ha 4 zeri. Bene, come viene usata la funzione di hash dai minatori per validare un blocco di transazioni? Ora immaginate di essere un minatore, dovete validare queste nuove transazioni. I dati che entrano a far parte di questo blocco includono l'hash value del blocco precedente, cioè se voi prendete questo blocco e lo date in input alla funzione SHA-256, crea questo valore di hash che entra nei dati di questo blocco. Ed il lavoro che il minatore deve fare è trovare quel numero casuale da usare una volta, chiamato tipicamente nonce, che aggiunto a questa struttura dati, che comprende tutte le transazioni che devono essere validate, più l'hash value del blocco precedente, ecco, quel nonce, quel numero speciale, che fa sì che l'hash value di questo blocco, del blocco che sto tentando di validare, abbia un numero molto alto di zeri all'inizio. Il primo che trova questo numero, e può farlo solo brute force, solo per tentativi, è colui che ha validato il blocco. E come darà prova del lavoro che ha fatto?
ma è molto semplice. Pubblica questo blocco e fa vedere che questo numero effettivamente è un numero che chiunque calcoli l'hash value di questo blocco vedrà che dà un hash value, un risultato, con il desiderato numero di zeri iniziali. Quindi la proof of work non è altro che l'esibire questo numero. Il primo nodo validante che esibisce un numero che rende l'hash value del blocco piccolo abbastanza, cioè un numero che parte che inizia con molti zeri, ha vinto questa gara. Nel vincere questa gara, ovviamente, la cosa rilevante è che un blocco ci sia ogni 10 minuti circa. Perché? E questo è quello che si verifica. Certamente c'è della varianza, per cui ogni tanto capitano dei blocchi ogni circa 40 minuti, o capitano anche dei blocchi pochi secondi dopo il blocco precedente. Ma quello che capita nella rete Bitcoin è che sostanzialmente la difficoltà del problema, che è ovviamente proporzionale al numero di zeri che vengono richiesti. Se io ho richiesto 4 zeri dopo il per Hello World, in 4500 tentativi sono stati sufficienti, ma se avessi richiesto 5, 6, 7 zeri, avreste visto che il numero di tentativi brute force da fare per risolvere il problema immediatamente cresceva. Ed ecco che allora, che cosa succede sulla rete Bitcoin? Siccome la ricompensa dell'emissione di nuovi Bitcoin è economicamente significativa, i nodi fanno a gara per essere i primi a validare un blocco di transazioni. Siccome per validare un blocco bisogna fare molte operazioni di hash, i nodi hanno investito in maniera da avere un computational power di molti hash al secondo. Ma maggiore la difficoltà, maggiore la potenza computazionale, più si abbassa il tempo necessario a risolvere il problema. Bene, il protocollo Bitcoin ogni 2 settimane aggiusta la difficoltà del problema per fare in maniera che in media il problema sia risolto ogni 10 minuti. Allora il minatore che riesce a risolvere il problema ottiene la ricompensa, ma siccome la potenza computazionale per ottenere questa ricompensa, visto che c'è una competizione, aumenta, l'aggancio tra due blocchi diventa più robusto, perché chiunque volesse manipolarlo dovrebbe investire tantissima potenza computazionale. Ma allora più robusta è la catena, più vale, più sicuro è Bitcoin. Ma più sicuro è Bitcoin, maggiore è il valore della ricompensa che i minatori hanno. Maggiore è il valore della ricompensa, maggiori sono gli investimenti in hardware e in potenza computazionale. Ed ecco che si innesca una spirale che rende sempre più sicuro Bitcoin, lo fa valere di più, incita nuovi investimenti e via di seguito fino ai valori attuali, con una crescita di Bitcoin straordinaria. Ma perché è così rilevante ogni 10 minuti? Ed è così difficile mantenerlo, perché ormai i minatori usano dell'hardware specializzato, Vi prego, non pensate di poter tornare a casa e di poter... Sicuramente potete aprirvi un nodo Bitcoin, sarà una delle cose che sarete invitati a fare. Tornando a casa, non pensiate di poter in qualche maniera con i vostri PC portatili contribuire significativamente alla potenza computazionale della rete. Non avete alcuna probabilità di minare un blocco, neanche in 1 miliardo di anni, con la potenza computazionale a vostra disposizione. Perché quello che viene usato è oggi dell'hardware specializzato, appunto Application Specific Integrated Circuit, che viene usato, che è stato disegnato, progettato e costruito solo e soltanto per fare l'operazione di hash in maniera efficace, e soprattutto efficace dal punto di vista energetico. Ma i 10 minuti, l'intervallo di ogni 10 minuti è importante, perché in qualche modo definisce la politica monetaria di Bitcoin. Perché abbiamo detto che l'emissione di Bitcoin avviene come remunerazione del blocco, e originariamente quindi venivano emessi 50 Bitcoin ogni 10 minuti. Badate che ogni 4 anni la quantità di Bitcoin si dimezza, e quindi siamo passati a 25 Bitcoin, e siamo in realtà in questo momento, nel 2017, nell'era di 12,5 Bitcoin per blocco. Ora, dovete avere con certezza acquisito il fatto che questo è l'unico modo con cui nuovi Bitcoin vengono emessi
in circolazione. Non c'è altro modo. E magari a questo punto diventa comprensibile perché i nodi validanti vengono chiamati nodi di mining, perché la politica monetaria di Bitcoin mima in qualche modo la progressiva scarsità estrattiva dell'oro. Che cosa intendo? Forse non ne siete avvertiti, ma tutto l'oro del mondo può stare in una piscina olimpionica può ospitare tutto l'oro del mondo, e la quantità di oro che marginalmente noi possiamo estrarre è assolutamente trascurabile. Di conseguenza questo assomiglia molto a quello che vuole fare Bitcoin, che Nakamoto fa con Bitcoin, creando sostanzialmente un digital cash o un digital gold, la cui offerta è completamente libera da interventi discrezionali. Sì, questa è la politica monetaria strettamente deterministica di Bitcoin. Come vedete, l'offerta di Bitcoin è totalmente inelastica. Non ha alcun modo di adattarsi alla domanda. E siamo nel 2017, più o meno abbiamo superato, siamo tra i 16 e i 17 milioni di Bitcoin. Nel 2029 il 97% dei Bitcoin saranno già tutti emessi, e l'ultima frazione di Bitcoin, l'ultimo 100 milionesimo di Bitcoin, quella frazione che si chiama, viene detta appunto Satoshi, in onore a Satoshi Nakamoto, perché Bitcoin è frazionabile fino a un 100 milionesimo, l'ultimo 100 milionesimo di Bitcoin verrà emesso più o meno nel 2141. Quindi la politica monetaria di Bitcoin è deterministica. Il rate, la velocità con cui i Bitcoin vengono emessi, decresce, dimezzandosi ogni 4 anni, e l'offerta di Bitcoin è completamente inelastica, non ha alcun modo di adattarsi alla domanda di Bitcoin. Ora, quello che Bitcoin realizza è in realtà il sogno di un premio Nobel per l'economia, Frederick August von Hayek. Frederick von Hayek, uno straordinario economista tra i fondatori della scuola austriaca, ha trascorso gli ultimi 20 anni della sua vita a scrivere e riscrivere un trattato, un libretto che si chiama, si intitola The Denationalization of Money, che vi chiedo, fatevi un regalo, ragazzi, soprattutto quelli che studiano economia e finanza, o forse dovrei dire soprattutto quelli che non studiano economia e finanza. Provate a leggerlo, è un libretto che sicuramente apre la mente su che cos'è la moneta. Perché lì Frederick von Hayek, ripeto, non Ferdinando Medrano, ma von Hayek, premio Nobel per l'economia, non solo lamenta il fatto che la storia della moneta è una storia ininterrotta di inflazione create dai governi a loro beneficio, ma soprattutto è furibondo per il fatto che noi accettiamo come inevitabile, come indispensabile, il monopolio governativo della moneta. Dice: noi che non accetteremo il monopolio su alcun bene, per quale motivo siamo disponibili ad accettare il monopolio su quel bene sintetico che entra al 50% in qualunque transazione commerciale e che si chiama moneta? E perché questo monopolio lo abbiamo affidato al governo? Perché, come tutti i monopoli, ci ha privato dell'opportunità di scoprire e utilizzare una moneta più affidabile, una moneta migliore che potesse emergere dalla libera competizione di mercato. Ecco, noi storicamente siamo stati privati di questa opportunità. E conclude dicendo: benedetto il giorno in cui non più dalla benevolenza dei governi ci aspetteremo una buona moneta, ma dalle banche commerciali per il loro stesso interesse. E sì, perché lui sognava, in un sogno lisergico in qualche modo, da fine anni 70, che le banche commerciali avrebbero emesso moneta privata, facendosi concorrenza fra di loro, in un mercato competitivo in cui si sarebbe poi affermato la migliore moneta. Bene, il suo sogno si è realizzato, ma sono le comunità peer-to-peer in giro per il mondo che possono dotarsi di una nuova buona moneta. E veramente vi incoraggio a leggere questo libretto di Denationalization of Money, o almeno la lezione linkata che la sua conferenza al Golden Monetary Conference del 77, in cui
dà delle riflessioni straordinariamente pertinenti. Per uno come me, che ha studiato fisica e che ha lavorato 20 anni nel mondo dei derivati di tassi, il più grande regalo che il Bitcoin mi ha fatto è stato riflettere su cosa fosse la moneta. E sì, perché io sono arrivato all'età di 44 anni senza essermi mai posto la domanda di che cosa fosse la moneta, di che tipo di contratto sociale ci fosse dietro. E voi siete per fortuna molto più giovani di me, partite avvantaggiati, ponetevi questa domanda e vediamo che tipo di risposta vi sapete dare tramite i corsi di economia monetaria che avete magari frequentato o questo corso su Bitcoin. Io provo a darvi uno spunto e a dire che la moneta è uno strumento di relazione sociale. E sì, perché noi siamo tutti nati nell'economia del dono. Spero per voi che nessuno di voi abbia dovuto pagare per le cure parentali che i vostri genitori vi hanno fornito o vi stanno fornendo. Se qualcuno di voi è veramente dovuto pagare per questo, mi dispiace, credo che sarà condannato a seri problemi psicologici nel resto della sua vita. Questa economia del dono tipicamente non è ristretta alla famiglia, ma si allarga ai parenti, agli amici, ai vicini, alla tribù. Insomma, sappiamo tutti che persino a Genova, se si invita qualcuno a cena, quando esce non gli presentano il conto. L'economia del dono, i genovesi non me ne vorranno, sono battute stereotipate. L'economia del dono è un'economia che io chiamo economia perché prevede in realtà una gratificazione. Quando io faccio qualcosa per i miei figli, ne ottengo una ricompensa che è la mia gratificazione affettiva. O forse anche addirittura una gratificazione che è immediatamente più facilmente inquadrabile come economica. Ho nel retro della mia testa l'idea che forse, probabilmente, speriamo certamente, se un giorno io avessi bisogno i miei figli ricambierebbero. Quando invito qualcuno a cena a casa mia, non è che strettamente mi aspetto che lui ricambi, ma probabilmente mi conforta il fatto, oltre il piacere della serata, che evidentemente altrimenti non organizzerei, mi conforta il fatto che se dovesse avere bisogno, probabilmente quella persona mi ospiterebbe una sera a cena a casa sua. E questo, vi garantisco, è una ricompensa economica. Ovviamente, quando il circolo di relazioni si allarga, oltre la tribù, oltre i vicini, oltre le persone di cui ci fidiamo, immediatamente ci incrociamo con persone che non conosciamo, di cui non ci fidiamo, ma con cui abbiamo necessariamente la necessità di cooperare. Lo vogliamo fare perché intrinsecamente siamo stati creati così. Siamo antropologicamente fatti per cooperare con le persone, per cercare di commerciare, no? E di beneficiare gli uni del lavoro degli altri. Allora vi racconteranno forse del baratto, ma vabbè, il baratto è una straordinaria narrativa, ma non c'è alcuna evidenza antropologica che sia mai stato usato da alcuna società. Però insomma, si capisce, ci incorciamo, Chiara mi vende del latte e io ricambio con le mie uova. Peccato che se Chiara le mie uova oggi non le vuole, non ha modo di posticipare nel tempo la ricezione delle uova. O se ha bisogno di qualcosa più urgentemente delle uova, non può farlo. Il limite del baratto è la coincidenza dei bisogni. Ma allora l'uomo inventa la moneta come mezzo di scambio. La moneta risolve il problema della coincidenza dei bisogni. La moneta, cari ragazzi, non sarà la matematica, non sarà la musica, non sarà la letteratura, non sarà l'arte, ma è una straordinaria invenzione del genio umano per cooperare con le persone di cui non ci fidiamo. Guardate che la moneta è una straordinaria invenzione del genio umano ed è uno strumento di relazione sociale. Qui forse si capisce anche la connotazione etica caratteristica di molte religioni, le quali individuano nell'accumulo di ricchezza qualcosa da biasimare, perché c'è chiaramente la confusione di quello che è un mezzo per ottenere relazioni sociali, in un fine. No? L'accumulo di moneta per la moneta è qualcosa che facilmente, dal punto di vista etico, è individuabile in una distorsione etica o comunque psicologica o comunque un'eterogenesi dei fini di quello che per cui la moneta è sostanzialmente stata creata. E Bitcoin, ce lo siamo già detti,
è una moneta in pole position per l'economia dell'informazione. Ma allora proviamo a fare una cosa un po' ridicola, mi perdonerete, ma serve per capire la portata culturale di quello che rappresenta Bitcoin. Immaginiamo di sintetizzare una slide tutta la storia della moneta. Coraggio? Ce la facciamo. Partiamo dal gold standard, ok? Commodity money standard. L'oro viene riconosciuto da tutte le civilizzazioni del mondo, indipendentemente, senza pianificazione centralizzata, come primo tipo di moneta. E sapete perché è una buona moneta? Perché è scarso e perché luccica. Eh sì, la composizione chimico-fisica dell'oro fa sì che non interagisce con l'ossigeno, quindi non si ossida e quindi mantiene nel tempo il suo luccichio. Certamente anche i ciottoli in riva al mare hanno dei riflessi straordinari finché sono bagnati, ma appena si asciugano diventano grigi. Le altre cose che luccicano anche hanno un grande valore, i diamanti. Il diamante però ha un problema: se io prendo un diamante e lo divido in due parti, le due metà non valgono quanto il diamante originario, quindi non è divisibile. L'oro invece si presta, io metto un bel paiolo, lo sciolgo, lo posso dividere a mio piacere. Quindi l'oro è scarso e luccica, questi sono i motivi che lo rendono una buona moneta. Ah, Giulio, però siccome il paiolo tira su la temperatura, insomma, un'attività scomoda, abbiamo affidato a Giulio Cesare l'autorità, la certificazione della purità dell'oro. Il suo faccione, bam, stampato sul sesterzo, doveva garantire la quantità di oro. Prima crisi inflazionistica della storia che si conosca, Cesare Augusto, c'è talmente tanto poco oro nel sesterzo che perfino la plebe se ne accorge. L'oro ha peraltro un problema, pesa. Se siete un mercante fiorentino o un mercante inglese e dovete andarvi in giro con un sacchetto d'oro pesante, questo è problematico, anche in termini di sicurezza. Allora viene ai mercanti, ai banchieri fiorentini e agli orafi inglesi l'idea di offrire i loro forzieri per ospitare l'oro, emettendo in cambio del deposito in oro una banconota. C'è un certificato che all'inizio era il portatore e che poi invece, scusate, che all'inizio era nominativo e che poi velocemente diventa il portatore, che rappresenta quel deposito, che è redimibile con l'oro del deposito. Ma fractional money, i banchieri fiorentini e gli orefici londinesi sono molto veloci a realizzare il fatto che il turnover di questi certificati è bassissimo. Non c'è più del 10-15% di persone che vengono a richiedere l'oro in cambio di queste banconote. Le banconote girano e nessuno va mai a redimerle. E allora, idea geniale, pensano, e se mettessimo più banconote dell'oro che abbiamo nei forzieri, chi se ne accorge? La risposta è nessuno. Nasce la moneta frazionaria, in cui la quantità di banconote supera le riserve di valore veramente conservate. E tralasciamo la differenza tra moneta e currency, che spero vi sia evidente, ma la tralasciamo perché nell'ambito di Bitcoin è tutto currency, è tutto contante, è tutto corrente, quindi per Bitcoin tutta la moneta Bitcoin esiste sotto la forma di currency. E arriviamo direttamente al 1972, quando, nonostante la diffusione di questa pratica di moneta frazionaria, era evidente a tutti che nessuna moneta era più convertibile in oro tranne il dollaro statunitense. Tutto l'oro di Fort Knox non sarebbe bastato a redimere i dollari in circolazione. Nonostante questo, questa convertibilità in oro rappresentava un problema per la discrezionalità della politica monetaria statunitense. Ed ecco che quindi Nixon dice basta, il dollaro non è più convertibile in oro. Da allora abbiamo quella che viene chiamata fiat money, proprio nel senso di fiat lux et lux fuit, moneta che nasce dal nulla, che ha valore solo perché decidiamo che abbia valore. Sarà interessante in qualche prossima lezione farvi vedere i grafici d'aumento del debito pubblico statunitense, di come la rottura della parità del cambio in oro abbia innescato un processo esponenziale di crescita del debito pubblico, di crollo del valore d'acquisto del dollaro, ma insomma, questo è. E allora oggi ci troviamo con fiat money
e con Bitcoin da una parte. Ora immaginiamo per un attimo che un alieno arrivi in questa stanza e voi vi incaricate di spiegare all'alieno il sistema, il contratto sociale e il sistema tecnico che è dietro fiat money, cioè dietro quei pezzetti di carta colorata, no? Che ci portiamo in tasca e che chiamiamo banconote. E io invece spiego Bitcoin, d'accordo? Proviamo, partiamo e vediamo l'alieno che tipo di giudizio trarrà da questo confronto. Allora, poi io vi attacco e dico subito, le banconote che avete in tasca sono le monete del Monopoly, con carta un po' più sofisticata, con inchiostro un po' più sofisticato, ma non hanno valore intrinseco. E voi però difendete e dite, no, ma hanno corso legale, c'è dietro un contratto sociale che gli dà valore. Va bene. Dite, professore, però anche Bitcoin in realtà non ha alcun valore intrinseco, non è convertibile in niente. E io dico, sì, beh, però attenzione, è un asset digitale trasferibile ma non duplicabile, questa è una peculiarità che ha solo Bitcoin, in qualche modo forse sembra essere oro digitale, vabbè, d'accordo, uno pari. In entrambi i casi non c'è valore intrinseco. Poi però io incomincio a ridere del fatto che il paradigma di sicurezza adottato da voi sia carta e inchiostro. Ripeto, carta speciale, inchiostro speciale, la carta e inchiostro, le monete del Monopoly. E invece la sicurezza dietro Bitcoin è basata sulla matematica e sulla crittografia. Voi poi spiegate all'alieno che c'è un signore a Francoforte che di questa carta moneta può stamparla quanta ne vuole, quando vuole, senza dar conto a nessuno perché è un'autority indipendente. Eh sì, perché noi, giustamente, consapevoli che il signoraggio è un potere altissimo, in tutte le democrazie, almeno in tutte le democrazie, abbiamo affidato questo potere non più al governo, non più al potere esecutivo, ma a dei tecnici formalmente indipendenti dal potere esecutivo, che si chiama appunto il banchiere centrale, la banca centrale. Bene, quindi voi gli spiegate che Mr. Draghi può stamparne quanto ne vuole, io spiego all'alieno che invece è assolutamente algoritmicamente deterministico il protocollo, il paradigma con cui i Bitcoin vengono emessi e nessuno lo può manipolare. Per quelli di voi che hanno fatto con me interest rate derivatives, sapete che oggi abbiamo tassi di interesse negativi. I tassi di interesse negativi sono la dimostrazione storica della fine dell'era Winxiliana. Winxel era un economista che sosteneva che i banchieri centrali possono governare la quantità di moneta usando i tassi di interesse. Solo che in questo momento in cui i tassi di interesse devono essere abbassati, 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 siamo arrivati a tassi di interesse negativi e nonostante questo non riusciamo a governare l'inflazione. Quindi siamo in un momento storico che vede proprio il fallimento dell'approccio winxeliano, cioè del governare la moneta con i tassi di interesse, e io invece dico al nostro alieno che per quello che riguarda il supply di moneta, Bitcoin non ha problemi, ha una politica deterministica, punto e basta. Adesso voi mi direte, secondo voi, se l'alieno riterrà me essere poco credibile o se riterrà voi essere poco credibili. Ma Bitcoin non è in realtà una buona moneta. Dedicheremo tutta una lezione a spiegare cos'è una moneta e capiremo che Bitcoin non è una buona moneta, nel senso che è fondamentalmente una commodity. Bitcoin non è una cryptocurrency, è una crypto commodity, è più oro digitale, come l'oro ovviamente in questo momento, come l'oro all'inizio è stato usato come moneta, Bitcoin in questo momento storico viene usato come moneta, ma è fondamentalmente oro. Allora il confronto più interessante che mi interessa fare è quello tra l'oro fisico e l'oro digitale. Abbiamo già detto che l'oro fisico è stato adottato da tutte le civilizzazioni al mondo senza una pianificazione centralizzata, Cioè popolazioni distanti migliaia e migliaia di chilometri, separate da oceani, indipendentemente hanno scoperto l'utilità dell'oro come buona moneta. Quello che sta succedendo oggi è che senza alcuna pianificazione centralizzata ci sono sempre più esseri umani che capiscono che Bitcoin è una straordinaria invenzione, è una straordinaria buona moneta, può essere usato come moneta, e nello scoprirlo ne aumentano la diffusione e ne aumentano implicitamente il valore. Per secoli l'oro fisico è stata la forma di moneta di maggior successo. Bene, in questi anni il Bitcoin è la forma di cryptocurrency di maggiore successo. Ovviamente l'oro fisico ha innescato la creazione
di tutti i sistemi monetari che conosciamo ed è stato sorpassato da altre forme di moneta più avanzate senza per questo diventare obsoleto. Bene, anche Bitcoin innescherà, sta innescando nuovi sistemi monetari e sarà sorpassato magari da nuove criptovalute senza per questo diventare obsoleto. Attenzione che in questa logica di tante valute che sono possibili, di un sogno hayekiano che si realizza, tanti ci marciano e molte sono le frodi. Allora, quando guardiamo agli alternative coins, cioè a quelli che hanno tentato di replicare il successo dell'esperimento Bitcoin, prima cosa, se un coin non è acquistabile in euro o in dollari su diverse, molteplici borse in giro per il mondo, è una frode. È il caso dei vari OneCoin, SwissCoin, UnoCoin, che mi permetto di salutare perché usano tipicamente i miei video per le loro strategie di marketing, ma sono delle truffe belle e buone. Sono degli schemi di Ponzi, marketing piramidale, da evitare come la peste. Per fortuna gli strali delle diverse Consob e agenzie di controllo incominciano a colpirli e speriamo che la loro fine ingloriosa e meritata arrivi velocemente. Ma anche se non guardiamo alle truffe più semplici e più elementari e andiamo verso vere e proprie criptomonete che sono dotate di una loro blockchain, molte di queste sono schemi pump and dump, cioè sono tentativi di chi ha perso il treno Bitcoin o percepisce di aver perso il treno Bitcoin, perché chi sale sul treno Bitcoin oggi, se Bitcoin è aumentato di 1000 volte di valore negli ultimi 6 anni, è facile che nei prossimi 6 anni o varrà zero o aumenterà ancora di valore 1000 volte, quindi c'è ancora tempo per salire su questo treno. Ma ripeto, tanti tentativi di replica sono stati schemi pump and dump, cioè schemi in cui qualcuno pompa un coin in alto, tranne poi venderlo in grandi quantità facendolo crollare e usando questo giochino per truffare le persone. Allora, se noi guardiamo la market cap, la capitalizzazione di mercato delle monete principali, vedete che tra le prime 6, per esempio, io consiglio di stare lontanissimi da Dash, che a mio avviso assomiglia moltissimo a una pump and dump, mentre ci sono esempi più o meno legittimi di tentativi di replicare Bitcoin, ma migliorando marginalmente in qualche aspetto, come Ethereum, Ripple, Monero, Ethereum Classic, aggiungerei a questa lista Zcash e Stella e poi basta. Tutto il resto, tutte le migliaia di tentativi che clonano Bitcoin, sono sostanzialmente truffe magari un po' più sofisticate di OneCoin o SwissCoin, ma sostanzialmente equivalenti. L'ultima lezione del corso, che quindi vedrà sostanzialmente 4 lezioni strettamente tecniche e tecnologiche, una lezione monetaria e poi una lezione su applicazioni non monetarie di questa tecnologia. E sì, perché ottobre 2015 The Economist fa questa splendida copertina in cui dichiara: blockchain, non Bitcoin, sarà rivoluzionaria nel banking. Oddio, ma davvero? Ma guardate, allora, c'è una grandissima confusione. Bitcoin, dice Marc Andreessen, è come internet nel 94, strano e spaventoso. E soprattutto Marc Andreessen mi piace perché dice è un po', ci sono queste società e queste banche, questi corporate, queste banche che sperano in una blockchain senza Bitcoin, proprio come volevano andare online nel 1994 ma non su internet. E sì, perché voi siete troppo giovani per ricordarlo, ma nel 94 le banche e i corporate avevano paura di mettere i loro PC, i loro desktop su internet, perché internet era popolata da agenti sconosciuti, perché internet non era regolamentata, perché internet era pericolosa. E allora veniva proposto da CompuServe, AOL, in un certo qual modo anche da Microsoft con il suo MSN, l'idea del modello del giardino recintato, cioè dell'accesso ai contenuti del web e ai servizi del web controllato. Ora, noi possiamo riderne o vi potrà sembrare implausibile, ma questo è assolutamente quello che succedeva alla fine degli anni 90. Guardate che non è che la percezione di quei rischi, di quei pericoli fosse totalmente infondata, tutt'altro. Era proprio vero che quei rischi c'erano, sappiamo, abbiamo imparato quanto pericoloso è il cybercrime. Ma la verità è che quello che abbiamo imparato è che i benefici di andare su internet superano di gran lunga i rischi,
Per cui oggi non c'è nessun computer in una banca, in un'azienda, che non sia collegato a internet. Bene, nel mondo del Bitcoin... Poi abbiamo visto una narrativa che si modifica, perché se nel 2014 si parlava solo di Bitcoin, anche perché vi ricordate, a fine 2013 era arrivato a 1200 dollari, quindi tutti erano straordinariamente interessanti, 2015 la copertina dell'Economist lancia la tecnologia blockchain staccata da Bitcoin. Siccome il sottoscritto e tanti altri abbiamo reso evidente che la blockchain non esiste senza Bitcoin, nel 2016 sono focalizzati sui distributed ledgers. Allora, nell'ultima lezione cercheremo di parlare di cosa siano distributed ledger, ma vi anticipo che alla fine non si sa cosa siano, perché non esistono sostanzialmente, sono una promessa che ancora rappresenta però una chimera. Tant'è che la mia scommessa è che nel 2017, quest'anno, vedremo sostanzialmente un ritorno alla tecnologia dei database, cioè impareremo che queste distributed ledger non sono altro che dei database arricchiti con tecniche crittografiche. Ogni tanto mi piace chiamarli database pompati con steroidi crittografici, cioè impariamo che la crittografia, nella esplosione nucleare di Bitcoin c'è un fallout radioattivo che è la crittografia applicata. Quindi tanta gente sta capendo che la crittografia applicata è qualcosa di utile, possiamo usarla per migliorare i nostri processi database centrici. E nel 2018 vedrete che si tornerà a Bitcoin, e quindi questo corso è per voi una straordinaria opportunità per usare quest'anno di pausa per mettervi in pole position nella comprensione di cos'è questa tecnologia e soprattutto di cosa è Bitcoin, per poter poi con efficacia cavalcare un trend che sarà certamente inarrestabile. Allora, vi invito sinceramente a leggere il paper seminare di Satoshi Nakamoto e Siklish et Parva componere Money, anche i primi tre capitoli del mio paper Hayek Money, che ripercorrono in maniera divulgativa che cosa sia Bitcoin e blockchain. Nelle prossime lezioni affronteremo temi di crittografia, quindi la prossima lezione sarà dedicata alla crittografia su chiave ellittica. Poi affronteremo come la blockchain è utilizzata per raggiungere consenso, quindi blockchain e algoritmi di consenso distribuito. Poi analizzeremo le transazioni e come vengono effettuate le transazioni e il linguaggio di script, come sono composte le transazioni, per tornare quindi alla blockchain, ai blocchi, a come sono fatti i blocchi, a cos'è il mining. Ed infine concluderemo il corso con una lezione sulle implicazioni monetarie di Bitcoin e un'ultima lezione sulle applicazioni non monetarie di questa tecnologia. Saranno diversi i testi di riferimento a cui vi rimanderò, su tutti Andreas Antonopoulos Mastering Bitcoin, ma poi anche Pedro Franco Understanding Bitcoin, nonché il libro di Princeton su Bitcoin e queste tecnologie. Ci saranno diverse risorse in rete e ci saranno di volta in volta degli assalti.